e caccia un uomo marocchino, affittuario dell'abitazione di Cervino, in provincia di Caserta, dove è stato trovato il cadavere della montenegrina di 38 anni Julia Jaksic. Gli uomini della squadra mobile, intervenuti questa mattina all'alba, hanno trovato il corpo della donna con un foro di proiettile alla testa dopo una segnalazione anonima. Il marocchino risulta irreperibile da qualche giorno, secondo amici e parenti della vittima, sarebbe addirittura scappato in Marocco. Da qualche giorno poi avrebbe rimosso anche il suo profilo Facebook. La donna aveva un figlio con l'ex marito e proprio quest'ultimo ne ha denunciato la scomparsa qualche giorno fa nella notte tra sabato e domenica. La 38enne, secondo quanto denunciato da parenti e amici del quartiere Pallonetto di Napoli, prima di scomparire, avrebbe avuto un incontro con un amico di origine maghrebine che l'aveva portata via da un bar della zona della stazione centrale. Il tutto sarebbe stato preceduto da una scena di gelosia da parte dell'uomo poche ore prima davanti a un altro bar nelle vicinanze. Contrasto alla criminalità e lotta alla corruzione, presidio dei contesti vulnerabili nell'ambito dell'illegalità e della povertà sociale, recupero dei beni confiscati, legalità ed inclusione sociale, oltre al rafforzamento delle competenze del personale di pubblica amministrazione e polizia. Tutto questo al centro del piano di finanziamento PON Legalità 2014-2020, illustrato nella Prefettura di Napoli dal prefetto Alessandra Guidi, direttore generale della Polizia e autorità di gestione del PON Legalità. Mettere il cittadino in condizioni di essere sicuro, di poter cercare il lavoro, di poter trovare il lavoro, di poter girare, come diceva il vicepresidente della regione, indisturbato la sera, senza aver paura di ritornare a casa a una certa ora, di poter insomma essere un cittadino libero, sicuro di fare e di fruire di tutti i diritti e di tutte le libertà che la Costituzione garantisce a tutti indistintamente i cittadini, ovviamente non senza distinzione da regione a regione, ma nemmeno senza distinzione da paese, da nazione ad altre nazioni. Un sistema di tutela che vedrà in primo piano la regione, chiamata a concretizzare il piano. Ascoltiamo il vicepresidente della Giunta, Fulvio Bonavitacola. È una bella collaborazione che si è instaurata col Ministero degli Interni, con la Prefettura naturalmente, e la Regione è ben lieta di concorrere con risorse sul POR 14-20 all'attuazione di questo programma. Per noi legalità significa libertà in primo luogo. Finché un cittadino, soprattutto una ragazza, non può passeggiare liberamente a qualsiasi ora del giorno e della notte in una città, vuol dire che la ragazza non è libera come un'altra che può farlo. Intervenuto il prefetto di Napoli, Carmela Pagano. Si cerca di realizzare questo intervento integrato appunto andando a sottrarre i ragazzi da quel rischio che è immanente, soprattutto, ripeto, in alcuni quartieri, di essere nel tempo poi attratti da altre tipo di attività che sicuramente non hanno niente a che fare con la legalità. L'ospedale del Mare ogni mese costa alla regione Campania 2.494.000 euro, che in un anno diventano 29.928.000. Una cifra che Valeria Ciarambino, capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, definisce un pugno nello stomaco, ingiustificabile per un presidio che funziona per un terzo e a scartamento ridotto. I dati sono il frutto di un'interrogazione regionale presentata lo scorso giugno, stamane sopralluogo della consigliera, assieme ai parlamentari grillini, Dalila Nesci, capogruppo Movimento 5 Stelle alla Commissione Affari Sociali della Camera, e Luigi Gallo, membro della Commissione Cultura della Camera dei Deputati. Tra le deficienze dell'area ospedaliera, l'assenza di segnaletica e parcheggi ancora chiusi e il pronto soccorso ancora da organizzare. Critica la Ciarambino ha poi commentato. Quello che io ci tengo a dire è che noi vogliamo che l'ospedale del Mare sia la struttura straordinaria che doveva essere quando è stato progettato ed entri a regime il prima possibile. La verità è che le aperture sono state fatte perché c'era la necessità di farne il palcoscenico della politica con i tagli di nastro, ma sono state fatte in maniera scellerata, senza avere il personale adeguato a garantire tutta l'assistenza, quindi i reparti non sono stati aperti, il pronto soccorso non è stato aperto, però intanto sono stati attivati i contratti per le manutenzioni, abbiamo la
la Guardia NI, abbiamo la Guardia Armata, paghiamo le utenze e paghiamo 30 milioni di euro all'anno per una novantina di posti letto, di cui un terzo soltanto di The Hospital. È il poliambulatorio più costoso d'Italia. Nasce in Campania Generazione Sud, un nuovo progetto politico fondato sui valori del lavoro, della legalità, del turismo, della sicurezza e della tutela delle fasce deboli. Il movimento, presentato al Teatro Augusteo, vuole raggruppare tutte le persone disposte a lavorare a prescindere da posizioni politiche o ideologiche, tutto, come suggerisce il nome, con un'attenzione particolare al Sud. Il documento di Generazione Sud è aperto e in evoluzione, pronto ad arricchirsi con i suggerimenti dei cittadini. Qualsiasi cittadino, infatti, può aderire al movimento liberamente, consegnando idee e proposte. Ascoltiamo i coordinatori Ugo Parisi e Pietro Contemi. Generazione Sud è composta da uomini che vogliono cambiare il modo di fare politica. Generazione Sud è un movimento che, ripeto, nasce dal basso, con la volontà di catalizzare tutte quelle che sono le istanze dei cittadini che sono stanchi di questo modo di fare, sono stanchi di quello che stanno vivendo e vogliono essere partecipi del loro futuro, vogliono dire la loro. Siamo quella maggioranza che non vuole essere più silenziosa, diciamo. Noi siamo per la gente del fare, noi siamo stanchi di sentire promesse, siamo stanchi di sentire le chiacchiere. Purtroppo non c'è il bene o il male da una sola parte, quindi noi vogliamo individuare, prendendoci la responsabilità, un partito ed eventualmente un politico che possa portare avanti le istanze dei cittadini, le istanze del movimento. Saremo noi a portare le richieste ai partiti, ai eventuali candidati, di quello che vogliamo sul nostro territorio. Non dobbiamo leggere il loro programma, siamo noi che faremo le proposte. Parte da Ravello, luogo simbolo di bellezza e arte, candidata a capitale della cultura, la prima riflessione sul futuro dei beni culturali in Italia, tra patrimonio da tutelare, identità da promuovere e occasione di sviluppo. Una tavola rotonda organizzata dalla SCABEC, la società campana per i beni culturali presieduta da Antonio Bottiglieri, nell'ambito del convegno dal titolo I beni culturali tra diritto ed economia e tra centro e periferia, per un confronto su quale sarà il futuro di questo strumento di gestione e valorizzazione dei beni culturali regionali, nato come modello di società mista e oggi alla vigilia di una sua nuova identità. Magistrati, avvocati, docenti universitari, alti funzionari delle amministrazioni statali, rappresentanti della Regione Campania e delle amministrazioni locali si sono confrontati nell'auditorium di Ravello sugli aspetti normativi, sulle necessarie modifiche o integrazioni per guardare i beni culturali e il paesaggio in una chiave non solo conservativa, ma anche di valorizzazione, di promozione e di giacimento per la crescita sociale ed economica dei territori. Ascoltiamo Sebastiano Maffettone, consigliere del Presidente della Regione Campania, sui temi culturali, e Mariella Utili, segretario regionale del MIBACT. La direzione è innanzitutto collaborazione tra pubblico e privato, che è molto importante nel settore. In Campania non è una cosa facile, non è facile in Italia in generale perché i privati non hanno molta fiducia del pubblico, fanno male in caso della Regione Campania, dovrebbero avere più fiducia, e in Campania ancora di più perché c'è un privato più debole che per esempio in Lombardia, come sappiamo noi. È una strada complessa e quindi non bisogna avere quella urgenza del risultato immediato che porta a ottiche miopi. Bisogna sapere investire sul problema, non smettere di considerare il concetto di bene culturale come qualcosa da sfruttare. Presenti al convegno anche Umberto Fantigrossi, presidente dell'Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti, e Luigi Raia, direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Promozione del Turismo in Campania. È importante che si parlino le varie componenti di questo mondo, cioè spesso facciamo convegni di soli avvocati, convegni di soli magistrati o convegni di solo economisti. Per una volta ci mettiamo attorno a un tavolo con umiltà per mettere in pista una riforma che cammini, cioè che abbia poi le gambe dopo la Gazzetta Ufficiale per diventare realtà. Mettere a sistema i beni culturali, la distinzione fra la tutela e la valorizzazione, dove per valorizzazione si deve necessariamente intendere una maggiore fruizione, una migliore fruizione da parte del pubblico dei beni culturali, è evidente che lì è il punto cardine. Ed è uno degli argomenti sui quali bisogna interrogarsi.
Cinema, musica e performance dal vivo nel Museo di Capodimonte, una serie di eventi che dal 2 novembre al 28 dicembre animeranno le serate del Museo e del Real Bosco, con la Settima Arte a farla da regina, con 8 proiezioni di film nell'arco di 100 anni. Si apre con Il gabinetto del dottor Caligari del 1919 e si chiude con Loving Vincent del 2016. Continua il lavoro svolto dalla direzione per rendere Capodimonte un luogo vivo e dinamico per la cittadinanza e i turisti. Ascoltiamo il direttore Sylvain Belenger. Soprattutto porta a Capodimonte la danza, la musica, il cinema, la musica contemporanea. Abbiamo anche un progetto meraviglioso che sarà attorno della parabola dei ciechi, un'interpretazione musicale di un'opera d'arte, invece di essere un'interpretazione verbale, come è sempre stato fatto nella storia dell'arte, in questo caso è un paragone musicale fatto da un artista, come io me l'avevo fatto per Picasso, quando il balletto dei Pichitel e poi il balletto e poi la musica creata a questo momento ha dato un sentimento di modernità che era necessario a Capodimonte. Alla Reggia di Caserta è andato in scena il Gran Ballo Borbonico ideato e organizzato dall'Associazione Borboni Si Nasce, realizzato grazie alla collaborazione di oltre 200 teatranti e figuranti provenienti da tutta Italia, vestiti con gli abiti d'epoca, accompagnati dall'Orchestra San Giovanni di Napoli, diretta dal maestro italo-americano Kate Goodman, che ha eseguito l'impetuoso Inno del Re di Paesiello. I figuranti si sono esibiti in balli tipici, quali il valzer, le quadriglie, le contraddanze, le polche e le mazurche, in collaborazione con la maestra di danza Livia Ghizzoni della Compagnia Italiana di Teatro e Danza. Poi la rievocazione storica dell'Italia del Sud, a cura del cavalier Antonio Palizzi, che abbiamo ascoltato ai nostri microfoni. Una guerra che non è stata fatta per unificare il territorio nazionale, ma è stata fatta per favorire l'economia di una nazione e di una vasta regione dell'attuale Italia in grave difficoltà economica. Fu una guerra per l'annessione, come è stato ovviamente dichiarato, e non per l'unità d'Italia. Un omaggio a quelli che sono stati i fasti e i nefasti dell'epoca borbonica, questo è il commento di Laura Esposito, presidente dell'Associazione Borboni Si Nasce. L'importanza di rivivere le nostre radici, la nostra storia e far rivivere i palazzi, far rivivere la cultura e che unisca poi tutta l'Italia, come anche la mia amica qui, Maria Roan, rappresenta il Veneto, Venezia, lo splendore che adesso è qui alla Reggia di Caserta. Gli abiti della serata sono stati ideati e realizzati dall'Accademia di Alta Moda Maria Mauro. Abbiamo realizzato il cartamodello, i cartamodelli seguendo i tagli delle dame del periodo poi dei Borboni. Abbiamo visto le stoffe, le strutture interne, perché gli abiti non è come oggi che erano tutti così belli comodi, erano tutti steccati. Dopo di ciò abbiamo iniziato a costruire, a tagliare, ricamare, tagliare, cucire e sono usciti dei bei vestiti. Una serata dedicata all'alta moda in uno dei luoghi simbolo del tessile italiano, San Giuseppe Vesuviano, dove il brand Le Eccellenze Campane, che dal 2008 organizza eventi dedicati all'esportazione del Made in Campania, ha organizzato per il 10° anno una sfilata di moda ai piedi del celebre santuario del paese. Ascoltiamo Luisa Citarella di Mediasar, organizzatrice delle Eccellenze, insieme al fratello Enzo. La nostra è la 10ª edizione che realizziamo nei 4 paesi vesuviani di San Giuseppe, Poggiomarino, Striano e Ottaviano, e siamo qui oggi in piazza San Giuseppe per questo grande evento e questa grande sfilata, questa kermesse dove ci saranno anche dei grossi artisti di Made in Sud, quindi una grande festa per San Giuseppe. A proporre le proprie collezioni Gianni Molaro, Bartin, Fefi, Ichman e Loredana Cattolico. Ichman è un prodotto made in Italy, ci proponiamo ad un pubblico, a un businessman moderno e contemporaneo nello stesso tempo. Vestiamo sicuramente
sicuramente una donna elegante, il nostro progetto iniziale è questo, ma anche la seguiamo anche nel prêt-à-porter. A presentare la kermesse la conduttrice Raffaella Fico. Questa sera è la seconda tappa, quindi un ritorno per le eccellenze campane qui a San Giuseppe Vesuviano. Un ambiente molto importante soprattutto per quanto riguarda il tessile e per la moda, perché è riconosciuto in tutta Italia.